Lilla Sanna Sensazioni cromatiche Sensazioni Acrilico su tela 50x50 cm Gli attimi della vita sono intrisi di sensazioni che l'artista Sanna celebra mediante l'opera Sensazioni, realizzata durante il lockdown. L'artista imprime nell'opera il fermo immagine delle sue emozioni che emergono con impeto mediante l'addensarsi del colore. Si delinea il paesaggio interiore di Lilla Sanna, dove le campiture cromatiche risultano intense e vive. L'artista utilizza il colore come veicolo emozionale dell'anima stessa riecheggia la poetica pittorica di Vassili Kandischi, dove sono i cromatismi a dettare ritmicamente le suggestioni emozionali dell'artista e dell'osservatore, divenendo strumento musicale per le corde armoniche del cuore. Tonalità fredde scandiscono le sensazioni provate durante un momento difficile per l'umanità. Irrompe sulla tela uno squarcio dorato che Prepotente viene infierito nel supporto e determina l'orizzontalità della lettura dell'opera mediante una propensione per l'immensità dell'infinito del cielo, quale sinonimo? Dell'anima dell'anima. Figarolo 2, acrilico su tela, 30x40 cm. Scorci suggestivi che inglobano l'osservatore fra le campiture cromatiche della tela. L'artista raffigura uno scorcio dell'isola di Figarolo, situata all'interno del Golfo di Olbia, presso Golfo Aranci. Intensa è la resa paesaggistica caratterizzata mediante la profondità tridimensionale che l'artista conferisce con lo studio delle differenti gradazioni cromatiche. Tecnicamente, Lilla riesce nel bilanciamento delle campiture cromatiche, addensando il colore, indagando sulla resa del dettaglio e della cura dei particolari. Interessante è la suggestione del riflesso che si articola mediante il colore. Le cromie paesaggistiche evocano simbolicamente il paesaggio interiore dove ogni colore richiama la teoria candischiana. Laguna, acrilico a spatola su tela, 30x40 cm. Intense campiture di colore delineano uno scorcio prospettico sulla laguna Veneta. L'artista Sanna, nella resa cromatica del paesaggio, riverbera le sue più intime suggestioni. Tecnicamente, la lavorazione spatolata supporta le campiture cromatiche che divengono materia viva, lavorando sulla resa tridimensionale dello scorcio paesaggistico. Interessante anche in quest'opera è lo studio del riflesso. Si noti come la porzione sinistra l'artista abbia plasmato la materia cromatica in modo minuzioso, attenta al dettaglio. Lilla mostra la sua maestria con la spatola intensa è la suggestione realistica che mostra lo studio della resa atmosferica di cui l'opera viene plasmata. Teresa Sapone, il ritmo dell'anima. Passato e futuro, tecnica mista su tela 50x70 cm. Intensa è la materia cromatica che si addensa sul supporto. L'artista Sapone libra sulla tela le sue riflessioni circa la vita. Le emozioni che si addensano e si sprigionano nell'impeto del gesto artistico. Passato e futuro si pone come l'occasione per l'osservatore di compiere un viaggio a nei meandri delle proprie radici, come emerge nella porzione inferiore dell'opera dove osserviamo il groviglio di radici rampicanti che si diramano lungo il supporto. Il senso di verticalità determina il ritmo. Di lettura dell'opera, che, partendo dal basso delle fondamenta dell'esistenza, ripercorre quindi il passato fino a diramarsi verso l'alto: un futuro atteso, sperato, alla quale non si può arrivare senza aver issato nel terreno della vita le proprie fondamenta, le radici dell'esistenza. Interessante la coesione fra la madre terra e le radici dell'animo umano e quindi il passato e la proiezione del futuro che trovano il proprio compimento nel cielo sinonimo del divino. Il mio vissuto, tecnica mista su tela 50x70 centimetri. Si dirama il pensiero dell'essenza umana fra gli spazi interni dell'io. La vita si anima come le fronde di un albero dove ogni ramo conduce ad un'esperienza, alle suggestioni impresse in uno scorcio di vita. L'artista Teresa Sapone racconta se stessa mediante la materia e il colore che si fanno portavoce delle sue emozioni inconsce. Tecnicamente l'artista verte sull'astrazione della forma cromatica, che si pone come un divenire della vita, un crescendo di emozioni articolate mediante il colore scuro, una gradazione cromatica fra il marrone e il giallo, la cui simbologia evoca la luce interiore, ma anche gli squarci di malinconia che hanno caratterizzato il vissuto forte ed empatico dell'artista. I grovigli materici vertono verso l'alto come fosse una liberazione dell'io, alla quale l'artista anela. Dignità e sacralità, tecnica mista, 50 per 100 centimetri. Figure evanescenti si articolano in uno spazio indefinito. L'artista conduce l'osservatore in un viaggio nei meandri dell'essenza umana. Sono volti che sembrano evocare il ricordo di chi non c'è più, una composizione che evoca la dignità dell'essere umano e la sua sacralità, mediante l'utilizzo dell'oro nella porzione inferiore. L'artista verte sulla sintetizzazione dell'astrazione del pensiero e la forma della materia dando vita alle sue profonde suggestioni, intenso il messaggio intrinseco che si cela fra le campiture Cromatiche, delineando i contorni di un animo sensibile che, mediante l'arte, dà vita al dinamismo dell'anima. Teresa Sapone racconta se stessa in una narrazione continua che si palesa con i suoi ricordi impressi su tela, incorniciati da una resa atmosferica celestiale. Rana Saeg, Monumentalità dell'anima. Prima dell'alba. Olio su tela 70 x 90 cm. Suggestioni intrinseche che si celano nel paesaggio notturno, quale espressione dell'animo umano. L'artista Saeg incarna nella raffigurazione dell'opera quelle che sono le suggestioni intrinseche del suo animo. Partendo dalla composizione figurativa del corpo umano, emerge lo studio per l'armonia, che richiama la statuaria classica greca, con particolare attenzione al bilanciamento delle contrapposizioni degli arti. L'artista conferisce all'opera quel plasticismo scultorio tridimensionale, mediante lo studio delle luci e delle ombre. La donna è raffigurata di spalle in contemplazione del paesaggio notturno che si accinge ad accogliere il giorno. L'artista incarna le suggestioni di uno scorcio di vita rispecchiando nella notte l'intensità dell'animo. Interessante è la resa delle trasparenze della tenda che permeano di realismo mediante uno studio minuzioso del dettaglio. Collezione Il giardino della passione. Olio su tela 80 x 90 cm. Un pensiero intenso che si articola mediante il simbolismo del linguaggio floreale. Ogni fiore incarna le istanze degli spazi interiori dell'artista Rana Sajeg. Una poetica intensa che si anima mediante le campiture cromatiche precise e attente al dettaglio. Tecnicamente, l'artista conferisce profondità alla composizione mediante lo studio delle gradazioni cromatiche. Osservando il pistillo del fiore, si noti infatti come Rana abbia lavorato con estrema cura e attenzione, mediante la combinazione di cromie che si avviluppano, generando una texture di molteplici riflessi. Eleganza della forma, essenzialità cromatica, ed è così che l'artista dà voce al proprio io, alludendo alla simbologia del girasole, che incarna quei sentimenti quali amore fedeltà e così il fruitore viene immerso nel giardino della passione. Il continuo volgere del girasole verso il sole, dall'alba al tramonto, viene traslitterato in desiderio, l'incessante desiderio di voler trascorrere insieme alla persona amata una vita intera. Toscana, olio su tela, 100x80 cm. Uno scorcio paesaggistico della meravigliosa Toscana si anima fra le campiture cromatiche di Rana Sajeg. Interessante è lo studio prospettico del paesaggio, l'alternarsi di luci e delle ombre degli alberi, che indagano su quegli effetti ottici che l'artista riesce a cogliere nella realtà sensibile, trasponendoli sul supporto determinante è l'incidenza della luce, dimostrando una resa realistica del dato reale. L'artista fa che già nella tela la sua sensibilità naturalistica si noti l'attenzione minuziosa al dettaglio che imprime nel supporto un assetto di matrice fotografica. Anna Scarpetti, Il realismo della vita. Object Series. Olio, acrilico e spray su tela, 60 x 40 cm. Una serie che induce a riflettere sull'oggettificazione dell'essere umano, che perdendo la coscienza e la morale smarrisce la propria identità umana. Ogni opera della serie si pone come una riflessione dal linguaggio pittorico estremo che l'artista imprime nell'opera. In questa prima della serie, la Scarpetti riflette sulle relazioni interpersonali, come emerge dalle figure laterali nell'atto di camminare insieme. L'artista incarna quella trasmutazione in oggetto delle persone, la strumentalizzazione, i rapporti dove manca la considerazione verso il prossimo e ancora di più le problematiche relegate alla donna vista come oggetto. I simboli posti lateralmente sono richiami alle diverse relazioni fra le persone, come il cuore sulla destra che incarna la relazione sentimentale, relazioni oggetto che conducono all'egoismo umano, che viene incarnato dalla figura centrale, che come fosse il riflesso di un trattato psicologico richiama l'egoismo umano, la centralità che l'essere umano impone nelle relazioni. Un linguaggio crudo, irruento, sostenuto da una pittura materica che prevede l'addensarsi di molteplici tecniche, come a voler marcare una denuncia sociale che intacca diverse sfaccettature. Si dissolve l'entità umana, attratta dall'apparire piuttosto che dall'essere. Queste sono le fila del pensiero intrinseco che si cela nella seconda tela della serie. Anna Scarpetti conduce in un viaggio nei meandri dell'io, analizzando le esigenze di una società prosciugata dall'apparenza, vittima degli stereotipi di se stessa. L'accenno di una figura umana che si dissolve. Il colore viene lasciato defluire senza una forma definita, sinonimo di un impulso realistico che vuole incarnare la perdita dei propri ideali in favore di una società che conduce nel sentiero di un'ingannevole apparenza aurea, il realismo ossessivo su tela diventa voce per la storia contemporanea, raccontando la perdita dell'io per restare in linea con ciò che va di moda, proprio come si può osservare nei simboli che l'artista raffigura, che alludono proprio a questo. In alto, il simbolo del cuore, come se si fosse perso, dislocato in uno spazio distante da tutto il resto della composizione. L'artista sembra averlo collocato in alto, conferendo ai sentimenti puri quell'elevazione ultraterrena, mantenendo nobili i sentimenti umani. Cromatismi freddi incarnano l'essere umano, schiavo del lavoro. Nella porzione sinistra, le persone piegate richiamano la costrizione dell'esigenza lavorativa, che spesso non è un piacere ma un dovere. Intenso è il linguaggio cruento dell'artista, che delinea gli scorci del dolore di una società schiava di se stessa. Al centro campeggia il volto tumefatto che incarna la schiavitù. Si dissolve il pensiero divenendo materia cromatica che dà voce ad un animo in continua evoluzione, volto alla denuncia sociale. L'arte diviene così: non la narrazione dell'idillio della vita, ma la denuncia sociale, il dolore che si condensa mediante l'irruenza del gesto artistico che prende vita nelle opere di Anna Scarpetti. Luisa Schirru, le cromie della mente. Hertz, olio su carta 10x13 cm. Intense campiture cromatiche incise sul supporto conducono a quel ritorno dell'essere umano alla madre terra. Il gesto pittorico dell'artista è forte, inciso dà vita a quell'egressione dell'animo che vive sul supporto e vibra nei sensi dell'osservatore. Intenso è l'omaggio alla sintesi fra il pianeta terra e la terra come suolo, materia, quel luogo che l'essere umano vive. Il senso di lettura dell'opera implica una propensione verso l'alto, cercando quel connubio fra cielo e terra che metaforicamente può essere interpretato come l'intento di partire dalle proprie radici, issate nel terreno della vita, che protendono poi ad elevarsi verso l'alto. La conoscenza del sé che sussiste solo mediante la congiunzione astrale con la propria anima. At the window. Olio su carta, 10 x 13 cm. Intense campiture materiche delineano il paesaggio fuori la finestra, una finestra dell'anima che si delinea mediante le intense spatolate cromatiche che divengono materia stessa per l'anima dell'artista. Proiezioni interiori sull'apertura del mondo. Come Gerhard Richter, l'artista è mossa dal desiderio di rappresentare qualcosa di meraviglioso, cogliendo la materia tangibile e tramutandola in astrazione del pensiero. Libera da preconcetti e da immagini preconfezionate, l'osservatore è condotto mediante un'immagine pittorica che registra uno scorcio prospettico di realtà. La finestra sull'anima, sul mondo interiore, su quegli spazi a volte ostili che plasmano l'essenza dell'io umano. L'ombra. Olio su carta 10x13 cm. Egredisce la mente all'ombra di un pensiero, intense le campiture cromatiche dettate dalla spatola che incide il pensiero sul supporto. L'artista estrae l'essenza del pensiero materico ed esso stesso diviene spirito che si manifesta nella totale esperienza conoscitiva del gesto artistico. L'artista Schirru richiama la psicologia analitica di Carl Jung, circa l'archetipo dell'ombra quale lato oscuro della personalità umana. L'artista incarna la porzione luminosa dell'essenza umana, narrata dalle campiture cromatiche che si frammentano con il giallo e il rosso, e l'ombra, la parte oscura dell'io umano. Secondo Jung, l'ombra è qualcosa che esiste solo in presenza della luce, poiché un corpo immerso nel buio non ha parti oscure, non ha ombra. La psico è una totalità conscia e inconscia allo stesso tempo. Così la Schirru indaga sul rapporto tra coscienza individuale e l'interiezione con l'io, cercando quell'interconnessione fra luce ed ombra, e così la materia cromatica si assembla, si compenetra, emerge dal supporto. E si fa luce e si fa ombra, e come tale insegue l'individuo anche quando si allontana dalla luce stessa. Divenendo uguale nella forma, ma opposta nei movimenti e nella direzione, bene e male si compenetrano in ogni essenza umana. Gabrio Vicentini, astrattismo dell'anima. Neve a primavera. Tecnica mista con sabbie colorate su tavola, 60x50 centimetri. Geometrizzazione dello spazio. Linee geometriche che si librano e si fondono in uno spazio senza tempo. Suggestioni armoniche guidate dal cromatismo che diventa la voce dell'anima dell'artista. Gabrio Vicentini sintetizza magistralmente le suggestioni dell'astrattismo geometrico e la teoria dei colori di Vassili Kandinsky, dando vita all'espressione del mondo interiore quale materia tangibile. Partendo dal titolo, l'artista richiama due fasi cicliche climatiche, contestualizzandole a quegli spazi interiori che caratterizzano lo svolgersi della vita umana. Un'assonanza intensa dettata dal ritmo delle geometrie cromatiche dell'artista Vicentini. I colori veicolano emozioni nell'animo di chi osserva, conferendo libertà di movimento mediante la narrazione materica dettata dalla sabbia colorata. L'artista vuole indurre il fruitore all'interazione con le opere al fine di sapere andare oltre la mera rappresentazione fisica. Prende vita quell'astratesmo spirituale frutto di un'attenta ricerca sulle forme e sui colori, come spirituale dell'anima. Evoluzione, tecnica mista con smalti e sabbie su tela cotone, 50x40 cm. Osserviamo nell'opera... Evoluzione, ancora una suddivisione geometrica della forma che si assembla in una strazione figurativa, dove l'artista estrapola le suggestioni della realtà tangibile e le traspone in un assemblamento di materia su tela che diviene il modo per esprimere l'idea della bellezza che ci circonda. L'evoluzione dell'animo che protende verso l'alto, incarnando quello stato. Emozionale che suscita l'esigenza di traslitterarlo in arte, approdando alla verità dell'io al fine di astrarre ogni cosa che sia tangibile nella percezione della forma. Il rigido inverno, tecnica mista con sabbie colorate su tela lino, 60x50 cm. Geometrie lineari che si intersecano a cromie essenziali danno voce all'opera Il rigido inverno dell'artista Gabrio Vicentini, un linguaggio intenso che verte sull'astrazione geometrica del pensiero. L'artista parte da una suggestione sulla vita e astrae l'essenza mediante la geometrizzazione dello spazio. Linee essenziali danno voce alla rigidità dell'inverno, inteso come stagione dell'anima. L'arte trova il suo eco nella valenza filosofica della fenomenologia del fenomeno essenziale, appreso mediante una visione puramente intellettuale. L'artista mette fra parentesi ciò che è esistenziale nella liberazione dell'atto intuitivo prodotto dall'essere umano liberandolo dall'assetto delle sovrastrutture mentali, al fine di trasporlo in un gesto pittorico, frutto del mero sentimento di natura spirituale.